Fano, 1956, Rione Piatlet. Vivere la fratellanza, la solidarietà e l'amicizia significa percorrere e comprendere il più nobile enigma dell'uomo. Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capi nere. Hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cor, chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amor. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere e questa la canzone di mille capi. Bella giornata! Oh, anche quest'anno, la primavera è arrivata presto e anticiperà di sicuro anche l'estate. Se senta già il profumo, se sei che roba. Buongiorno, Pepì! Oh, buongiorno, Sultina! Ma è proprio una bella giornata oggi, eh? Eh già! Oh, sarà una bella fortuna per chi può ricontare che trancon anda mieta. Sì. Oh. Oh, ma... Sultina, cucci avete i calori che mi si levata le scarpe. Oh no, Pepin, è che i vecchi diven che per guarire le bugans ci vuole il sol de maggio. E in una giornata del genere, tocca approfittare, no? Ma insomma, scusa. Pepin, guarda quanto è bravo ste fiol che vanno a scuola. Sì, è proprio bravo. Da che si imperne a legge scriva e quanto è in grande e normanno ignorante come no. La bella che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi. Mi dà un bel bestimmo alla lavigna, voilà. Brave, oh. Adesso però a scuola, Dai, dai, va là, qui c'è la fatica, va là. Oh, te almeno la vigna sti fresca, ma lì, che te muli sempre tutta, alla vei pai, ma lì, è vera. Beata, beata te, beata. Sì, beata me. Oh, cuffetta, prende per il culto, ti do. Alla sera, dai di un'orza schiena, e ni la faga stessa dritta con bocca entra casa. Me tocca camminare piegata in do, me tocca, Quando la donna di Piatlet se marita, i lave le mutande e la camicia. E quando le donne di Piatlet maritate, io da cuscia le mutande che tu stracciate. Io invece staghe su tutta la notte, toh, per ar sulle le scarpe. Che è sempre rote. Sultina, hai davanti a te
è il più bel ragazzo di Piazzetti. Mo bella Givala, che si bel come un vetro appanato. Beata te che sei sempre allegra. Sì, proprio Beata Lunga, sempre voglia di discura. Cap, Beata Lunga, voilà, cambia una donna per noi, cambia. Oh, dice che tra che queste stradine c'è più corna che una cesta dell'umante. Ste farfalo. Ma non sarei ora che mettessi la testa qua se trovassi il lavoretto? Che clapora donna de tu madre? No. E da quanto è morto il porto padre che fatica come una bestia? Ma va là, ma clapora donna, io c'è il master che gli occhi per piano, San Fio Taxi! Lascia gire de discura che io mi tengo da conto per con me, mi tengo da conto. Capirai pure, le robe non hanno cambiato perché. Oh, ragazzi, ho trovato un lavoro nuovo, ma chi è dietro a te in te palazzo conto? Sì, tu c'è tutte le ragazzine che vengono da sti paesi, no? Hai capito? Capirai, te pareva, c'è le ragazzine. Uffa! Oh, tu dalle ragazze del collegio, vero? Sì, proprio le ragazze del collegio. No. Capirai, no, bella roba. Ma perché bella roba? Sarà stata una fortuna invece per le sore aver avuto in prestito ste palazzo dal collegio. Perché sennò, le ragazze, un faceva nella mia studia fan. Ah, cerca, è stata proprio una bella fortuna per le sore pure. Dopo che la guerra gli aveva buttato giù tutto Nicò. Oh, almeno le ragazze si paese, ma studie! Oh, sempre sotto il controllo dei moni. Sotto il controllo. Salvino con le controlle. Ma metti il nostro i fanci nella testa. E anche qualcos'altro. Oh, chi è le ragazzi, quel malì? Ci avranno tutti 17 anni. Quel malì da già sarì un buon per... Guarda, è me fitti sfondote prima mattina, eh! Oh, me qui, vera! No, le volte Dick si vede a passare dietro a classuora in fila. Chi ha le tante ragazzine. Dai, lascia perdere. A proposito, mi sei una roba, scusami. Motti, ma lì te renta. Ma si dico ce fai? Cuffaghe. Cuffaghe, Peppino, te sai che so fare i cono? Cuffaghe è il falegname, è il muratore, insomma, mi dà un po' da fare. Tutto fare. E poi dopo, ma lì dentro c'è anche il refertori. E poi... 25.000 lire? A lei? Tutti i mesi? Taccia la pesa, il peganato! Sai che l'armedia anche qualcos'altro, se la va a dire! Ed è bella! Però... capirei? E sarei ora che mettessi un cucinino a posto, che si un giovnato un cucinista giunato ormai, quel che sarei a me per lui, che mettesse la testa a posto! Ah, voilà! E lui il sacco vuoi dire! Sapete come dire? Che malighi? C'è anche una storia tutto il palazzo, vuoi raccontare una roba? Dimmi tu. Ci chiama sé, Girotra ci chiama sé. Vuoi raccontare? Tu è? Ci ha chiamato, non so, ci ha fatto così, vuol dire che è. Ma lì, tu che il palazzo lì del conte, E sapete cosa dice? Si dice, che c'hai fatto? E pu? Un po', pupù, e poi la sera quando scatta mani dentro che la sgide fatica. Oddio che dolore, ma che problema. Insomma, tu c'entra, venga che ho paura. Oh. Però, beh, va bene, dai, adesso me che marco più niente, là, che mei. Vaga veda, anzi, che se sei ora di qui c'è la gira a fare qualcosa, adesso, vaga veda che c'è una suora che... è più larga che ne alta, è un po' rugattina. Ma che me la sa bisogno di me, eh? Le vedete? Oh, avete tutte! Oh! Uè, c'è da sentire! Conco, i fantasmi! Guarda veramente! Oh, ragazzi! Oh, c'è! Il fantasma fa un ventuto che ci giocare! Ma no, t'appia interessante! Ma ventone! Tocca a vedere se è il fantasma dei già conosci o il fantasma dei già sconosciuto, perché può fare 25! O se no... 27! Ma va là, 27! 27, ne è la donna che richiama! Tocca a vedere anche quanti erne, perché sennò col fanca 31! 31 non c'entra niente, sei fantasma! 31! 31 è una bella donna che c'è sta, non c'entra niente il fantasma. Scusate, non bevleva in trumeta, ma però gli so che ta calava. 31 fa salem. Proprio salem, è salem tua. A posto, è me che stava sì. Che puto cavera se è vera che menca visti fantasma o per casa sugna qual Marislos che faceva la fuga per noi.
che farina anche proprio bene. Ah, poi la satanchia, visti? E sai cosa si dice? Si dice che è da sempre, che mali dentro, tu che il palasse. E beh, ma sei fantastici! Oh, sì, è vero! Non l'hai mai visti? No, nessuno mi ha mai visto. Mi ha mai visto? No, no, li hanno visti, li hanno visti. Mio padre mi raccontava sempre prima della guerra che malito il palazzo del conte, il fantasma. Girava come la pentecata del fantasma. Io me ne Mo sei sicura, mo te sei sicura, li ha visti? Ma chi? Ma con chi? Tu perdi? Ma quella che aveva da veda? E le pentichene? Ma no, i fantasma si mai. Lui l'aveva sentuta con te, perché aveva la fratma lì dentro per il conto per 20 anni. Ah sì, però ma chi nessuno l'aveva mai detto, eh? Oh, ma allora sti numeri vengono giocati o no? Io c'è sta. No, oh, c'è sta anche io. Ma quei numeri giocare. Allora, io giocaria. E il 25, il 27 e il 31. No, studia Fedaxi. Giocavo un bel terno secco, smettendo il 25, il 31 e il 90. E giocavo per tutte le rotte, oh, e poi l'ambo su Roma. Ma il 90 dai scoccetta! Il 90, la paura la vigna, la paura di fantasma, no, anche a no, te. No, 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 ragazzi. E beh, il numero di tifi, la vede me. Oh, ma perché facciamo come faceva mia nonna? Sì, qua è oggi che pesca clappare a tua nonna adesso. Oh, ma guardate che mia nonna contava i numeri! Sì, perché sapete tutti che tu nonna discuriva, oh, e ne avevi tu poco. Comunque il 27 che mescle. E il 27 non c'entra niente. E il 27 vuol dire anche il lavoro, Lavinia. E me che lavoro, no? Suntina, allora deve c'è Gianico, le sor, e il palazzo del conte, ragazzi che studia, ne fini più che la maniera. Oh, insomma, avrete accesista tutte chiasche, io pure ne so che perché giocate. Che giocate, che tanto non vincete mai niente. E pu, l'ho da di tutta, e ne so perché giocate sempre, guarda, ne so, proprio non lo so. Oh, guarda, proprio... Questa no. Bussa, questa bussa. Che bussa? Senti una bussa. Ah, è la tua, ma quindi chi è questa? Se giusto, che Marco dava manca, ho da fare le scarpe, ma che il mariner ma lì, bucaleta, quel del porte. E apposta, sente che roba, ma se sente la busta del pesce fino a qua, perché da, è profonda primavera. Davvero, oh, c'è Vria che dice sa che la Vria da comprare, no, magari più avanti, alla fiera di San Bartolomeo, che questa che, guarda, oh, è 6 volte di fare le solette, 6 volte che gli faccio le solette, guarda. Mo' cui ardici da comprare le scarpe, no, che il puretto non ci manca un quadrino da scamandocchi. Oh, e in più c'ha la moglie, ma 3 fiolini da mantiene! È proprio vera, oh! Cerca sti marinarsa, quel che guadagna, fa una gran fatica a campa, Ma giù ti ne sei così sul porto? No! Sul porto si dice che è il guadagno di marinere è quel che armano a praria. A praria! Giù il porto dice che se i marinari buttasse e i paroni, dice, buttasse a praria i soldi, è il guadagno di marinere è quel che armano a praria, ma adesso guarda, praria! E non è una mucchia, però! Dai, Suntina, dai, dar dritta da dormire, dai, tanto te non capisci la finestra, non la capisci. Ma voi di scura. Buongiorno. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Scusate se passiamo di qua, ma il comune sta facendo i lavori nell'ingresso principale e c'erano... pavimento sconnesso e le ragazze si sarebbero sporcate le scarpette. Mamma, scusa, sia sorella, ma c'è anche gli altri. Guarda che la strada è di tutti, c'è poi le passi tutti, La ringrazio. Ah, è tardi e devo accompagnare io le ragazze dal signor preside. Ah. Ci vediamo. Vada. Ragazze, avete visto quanto è bravo educaste, ragazzi? E se preoccupi, Sor Benedetta, ma no, ci fa piacere veda passare a qualcuno qui davanti ogni tanto. Ma dovremmo passare qui anche al ritorno. Non gli fa niente. Va bene, allora buongiorno e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato! Sempre sia lodato! Oh, ciao ragazzi! Qua passata la processione? Adesso in tutti, è arrivato, è il campione del mondo, adesso in tutti. È arrivato l'anno Salvador le sue, ste giocarlon. Oh ragazzi, il gioco del palon fa 13, eh? Ma il giocatore fa 59? Sì, è il giocatore di Bussolot. Oh, è una arpicciassa sta storia. Guarda che il giocatore di Bussolot fa 11. Sì, oh, guardate cosa c'è. Ma per Geppetto Stracciarol, ma per, guarda che roba, guarda. Oh! Dicevi, allora gita avanti sei numeri, che sì, li avete detto tutti e ci prendete sicuro.
No, di che? Te, Bruciuslo, vieni ma che? Ma si dì una roba, ma dove è a storia questa sempre sacricidente di pallone nelle mani, eh? Vado a fare gli allenamenti, Peppino. Ma che allenamenti, che allenamenti? Ma c'hai più di 30 anni. All'età tua, bisogna che te dai una lucrata e una armurita, ma che, capite? 32 sono di ampera, sono precisi, capito? 32 appena fornuti. Oh, ragazzi, cioè potresti mettere anche a 32? Sì, se potrei fare 11. 59, 75, 13, 39 proprio! Ah sì, metteteci anche l'anno ste coglioni! Ah sì, i numeri li avete tutti e c'è beccate sicuro, va bene? Oh, ma potrei avere già la cinquina! E te da tutti i ricchi sfondi! Cioè, pensi Peppino, tutti i ricchi sei a mia! Porra Italia nostra! Beh, comunque adesso ragazzi, vi saluto! Vado a fare gli allenamenti! Guarda, vedi che Tamasa! Che sta disgraziato un gran bel po', eh? Gli è morto il ferro della guerra. Dopo la madre, oh, gli è fuggita sa una. Sì, ma per dei da manie, però. Sì, porra stupida, per manie l'oblia che è fuggita e manca più nuta. E intanto, ha lasciato ma che il fiolino piccolino per lui. Aspetta, oh, tan piccolino e nera, c'aveva più di 20 anni quando è finita la guerra. Oh, scudirà giù anche al 20. Certo, Pi. Che se ne era per te chi davi una mamma, che ragazzo! Ma d'acqua aveva da fare! Gli sa il padre, ermi, amici un gran bel po'! E poi un lato, è stato sempre un concorso e poi di... Né testa né mai stata a vivere! Sì, la fiolina era differente che tre fiori! Oh, qualche volta veniva a casa nostra e mio fratello, che è il più grande, per prendere in giro, gli diceva che Malula aveva fatto la raschiatura della bocca! Ma dopo si è giusto scassare, eh? È vero, è vero! Toccava per forza dai una manca. Oh. E poi mi sa che da quella volta hai migliorato un concino. Beh, però Suntina di testa è sempre rimasto. Oh, dai. È il padre, pensa che il padre era un uomo intelligente e svelte che nessuno ce la faceva pagare. Era bravo un gran bel po', guarda. Oh, io marco la madre, la nella, purretta. Gimmi a scuola sienta, ragazze. Cerca se quella avesse potuto studiare. Chissà che potuto avere te. Dopo niente, è successo perché è successo, è finita di comodi. Oh, niente voi, perdi da lì, gli diceva, guarda. Del City perché mi prendo una gomma chi che ne posso più, guarda. E poi, quando ero un giovinotto, era anche proprio un bel ragazzo, eh? Suntina, ci avevi fatto tutto un pensierino, no, volta. E invece, guarda un po' malando che capita, un fiol che ha più di 30 anni e ancora tocca ste dietro, tocca un manfiolì, eh? E sono, perché lui, Nando, lui purete, lui sapeva che tanto prima o poi ce la lasciava. E sapete come diceva a me? Mi diceva, Pepe. Quanto è inceso più lì? Guarda te, master ragaz mia! Dai un'occhiata a te, master ragaz! Tanto il mondo è tolto come un pallone. Da che si mi diceva, e chissà che ne arrivasse un conto di fortuna prima o poi. E poi vado a dire la verità. Vota di proprio la verità. Gli pensi di aver fatto anche troppo perché il ragazzo. No, Peppino, tu dici, ma tu devi fare più di quel che hai fatto. Oh, è ancora convinto che ha più di 30 anni e ancora poi l'entrata squadra della Juventus, dici. No, c'è via che qualcuno a Busturi dicesse che in festa cura dietro a me i sogni, c'è via che insomma trovasse un mestiere. Ecco, come il mio per esempio, che in salia manca malamente, magari trovasse una moglie, ecco, una moglie. Che c'è via proprio una moglie. Sì, una moglie. Oh. Se per come dico, vada prenda il lenzuolo da Marietta pure te che tre giorni che mi adatti dalla ve. Ah sì? Ora vai a prenda il lenzuolo da Marietta perché pure te l'hanno chiamata giù io a fare quattro lavori. Sì, a fare quattro giù io e saper no qua fa sti giorni. Guarda che ti lenzuolo che vai a prendere c'ha dormizio lì. Te dici tu? Dici che la Marietta fa ste robe? Ma cazzo, cumagna che lì. Cioè se poi creda, davvero tuta. E poi allora, del diva se ne era vera. E tanti comunque il lenzuolo dalla verda si vada a prendere, no? Oh, Pepì! La tuta, ma chi sa sempre tutta, eh? La tuta sa sempre tutti, affari di chiater. Mo pronti e manca l'acqua calda. Adesso, oh, ma chi arriva in tutti tutta via? Si ingugule, ma chi si ingugule? Gente, donne! È arrivato Geppetto. E stracciato. E stracciarolo di Piatlet. Raccoglie di co, stracci, ferri vecchi! Donne, oh! Buongiorno, Pepe! Buongiorno! E come fate qui di buon'ora? Ci sembra fatica, come fate sull'etto? Sì, di buon'ora! È le 10! Tu ci ti sparsa la materia grigia stamattina, sente che tanfe de punta! Tu sì, sei in brieche? Oh, io so, in brieche, sono retuda! No, sente che roba! Stamattina? E non fa come si lo perché c'aveva
C'aveva il latte. E che successe? Ne è passata la latarola? Si è che è passata in lovista. Ma e però ora? Ho fatto una lo stesso. E sa cosa? Il bene. E c'era solo quel dritto a casa. Ho pucciato il pansè dentro al vino. Era buono, era. C'è credo. Era buono, era. Cange, perché vi invergognate sempre, taxi, tu ti imbriate sempre, era vasto per tutta fangaletta vostra. Oh, Sultina, anche voi, dove ci mettete? Tanto il vento sarà come una spremuta di frutta, no? È uguale, 25 gradi. Prendi, scusa, pazienza. Prendi l'uva, l'acciacchi, tu vieni. E il vino, no? È una spremuta di frutta. Sì, uguale. No, vai tu, che dicio. C'ho il dispiacere. E come è successo? C'hai dispiacere, Geppetto, ci avessi solo un dispiacere. Un dispiacere grosso. Come è successo? Perché stamattina, Sultina, io mi sono in corte, sono scappato da casa. Ma siete in corte? Mi sono in corte. Sono in corte, ecco, mi sono in corte. Che stanotte, Cristo di sorte, vero? Ah, no, no, ecco. Mi sono in corte. Ma mi avevano rubato l'azienda mia, mi hanno rubato. Non c'era più davanti a casa, non c'era più. Ma cudi, Geppetto! Pepe, e c'era più, vedi? Ma aspetta che ti spiega Nicò! Allora, ieri sera, quando siete arrivati a Pachè, ervi in brieche dur come una topa! Proprio in brieche dur! Sì! Una cucina, una cucina da me! La cucina, sì! La cucina! E l'argentina vostra, come la chiamate voi, che è ditta per persa, guarda tu l'avete tacciata! Guarda tu l'avete tacciata! E la malì, vedete? Oh, l'argentina mia! Chissà mesa, ma chi? Intorci, uniti, il sera a tavel pesa! Il sera! Il carburante, era pepiche! Un goce? No, no, sì, un goce! Guarda, lì vado, ecco! Che come dite, ieri sera, quando siete arrivati a chi, vuol dire che eri proprio da gratè, eri da tutti via. E la sentina l'avete lasciata a Maria, l'avete lasciata. Avete capito? Tu è che vicino, tu è vicino. È polessa, Pepe, è polessa. Io posso... Tu è che vicino, fa... aveva una cucina, sì, magari sì, sei una mica, sì, vicino, sì, vera? Sì, sei e magari a tusteria. E tu andai in chiesa, aveva. Guarda, vabbè, lascia perdere, oh, guarda, che ma... Ma è che invita a tutti a bere, io ne so com'è. Comunque adesso facciamo una roba. Adesso fuggite a casa vostra. Un bel palugin e pure per spiegare male. Eppure la sentina vostra la aprite male. Sì, fa niente, Geppetto, fai sciopero. Sì, fai sciopero. Allora prendete la sentina e gita a casa. Prendete la sentina e mettete il letto e gita a casa. Gente! Ma tu gite! Ma mettaci a casa, ma così, ma così! Ma sì, ma se... Piesami! Tieni a casa, adesso, per porto a casa lì. Guardate, sì, mica ci sei più a casa, perché facciamo un passo avanti, due indietro. Date a sentire, facciamo una roba! Ma che a casa? Facciamo una roba, guarda, ripeto! Mettiamo qui, guarda, mettiamo la carruina! No, ma che a casa ti fermi, mettiamo la carruina, guarda, mettiamo lì, guarda, sieda! Ecco, guarda, pian piano, le gambe a levante e la testa ponete. Piano piano, adesso vi porto fuori, ecco, piano piano, ecco. Che roba, questa è cascata la scalinata sicura. È pesche non debiti. Oh, c'è che farò, mi ardò proprio malamente. Pure, ti pensa che si ardò da sì perché vi si alza il gioco. Perché se no, de famiglia... E staven ben pro, campaven blin, campaven. Ma tanto se dici, Sultina, chi c'ha il visi del gioco e spera veggi, scappa di strato per bucati cence. Infatti cu fa lu cenciarol, e cenciarol, poi vedi. Tutto il giorno eravamo sto per farsa con la caretta, mi uscita con la mondessa. Perché? Pensava che ci avria una mani, ci avria. Sì, dai a canaiut, magari perdeva. Sì. Oh, axi scolle tutto lo sterile fame. No, in intendeva perdeva. Leva dice avria una man per tirare la caretta, ma lì che ne so, un sumar per esempio. Oh, ce l'aveva una volta un sumarelli. Blin, piculin, tutta la cat, e sai come è morte, gli ha dato un shot 27 gradi e le gambe gli si è stroncate e muore. Ma lì, ma muore, la puttettia sulla caretta. La puntatia sarà che. Vuol dire che si suicida per la disperazione? Ah, ne so, lì è morta così, andiamo lì. Oh, ragazzi, del capello qui di sotto e c'era di su, e mica può sfogliare la menti. Lalo, c'è il mio per forza, che hai la mattina in tutti a scuola. No, Lalo, stai parlando di te proprio 2 minuti fa. Di me, Pepin? Sì, te voleva. Anzi, te volevi dire, insomma, che sarei ora che lasciassi perda.
Perda cosa, scusa? No, di che se riora, che lasciasi perda l'idea di giocare al pallone, ecco. Ma come dici, Pepe, che guarda, che io sono diventato brave? Ah, sì, l'allenatore dell'Alma a me mi ha detto che prima o poi mi ingaggia nella squadra, hai capito? Sarà più poi che ne prima, Lalo, da me a me, e più poi, da Reta. Lo sai cosa mi dice sempre? Ecco. Mi dice, te Lalo ti devi allenare, io sai cosa faccio, mi alleno, vedi, c'è il pallone. Ti alleni, e se tu te metti a squadra di qua, io. Ma che dici, Lalo? Lui te lo dice perché te vuol bene, e siccome lui te vede che te si contente, lui te vuol bene, ma te non puoi pensare di entrare in una squadra di professionisti. No. Guardami nelle palle degli occhi. Te sei grande, Lalo, sei grande. Ma, come vuol dire, Peppino, che sono grande? Ragazzi, dite anche a voi altre che sono fiorine, è vero tu, è vero Fiorina, è vero la linea che sono fiorine. Giancanone, intendo, Lalo. Lalo, via ma chi, per favore, via ma chi, da te sti, parlando omina omin. Parlando omin... Parlagni a te. Sì, parlando a me la fiume, ho capito. Insomma, ti senti, te ora che la Sicilia giù quel pallone e te trovi un bel lavoretto, va bene? No, Peppino, no, guarda che io sono diventato bravo, e poi questa all'Alma va in promozione, va in quarta serie, e il presidente è il Sorrico, che a me mi vuole anche bene, guarda, mi ha regalato anche la sciarpa dell'Alma, del tifo. La sciarpa? Oh, mi hai messo in mente una roba? Ho da Gita Temelini, ho da fare una bella foto per quando sarò famoso, e tu dici, la faga che si sa il pallone sotto braccio, oppure mi metto il curtello al pallone sì. Da sentire, tirte su per favore che ti sporchi in caso di calzucine, tirte su, te lo sai cosa ti devi far sviluppare? Lo sai cosa ti devi far sviluppare? Questo, il cervello ti da far sviluppare, No, Pippi, vedrai che quest'anno la squadra va in quarta serie, potremmo fare, hai da vedere a combinare. Se io mi metto a fare centravanti, o se no hai ancora l'ala sinistra che sfoga mancini. Sì, da fare l'ala de Poli. No. Hai da vedere che pezzi dei due che buttano su sal grande Pievati. Sì. O se no sa Gramolini e Pippi. Sì, hai capito chi è l'uomo da fascio doppio? Ho capito. C'è pezzi, Pepe, i Pippi e a medio Pievati, che trio. Cucce. Cucce. Tutti. Mi sta prendendo una crisi, ma niente paura, passa subito. Di passa. Tuttina. State attenti, ma là chi sta prendendo l'attacco? Chi prende l'attacco, Pippi mi passa la palla sulla linea del centravanti. Il attacco va Pievati la passa da Pippi. Pippi scarta l'avversario, ne passa un'altra. E poi scarta un'altra. E poi quando c'ho venire davanti alla porta, prendo la rincorsa da un pezzo di là. Si fuori gioco. Oh, Lalo! Oddio, sono fuori gioco. Te gusta chi è, sì o no? Sì, io la mi ridò il pallone, sono fuori gioco. Lalo, tu dici fuori giochi, capite? Te sei fuori giochi, cosa dici? Ma chi da testa si fuori giochi? Da testa! De testa, Peppino, questa sì che è un'idea! Ho da dire all'allenatore che la palla me l'ha data de testa, Pippi, bravo! Guarda, la vigna sottina tu data una mano, che io ma chi sa ste scalmanate non ce la fa più a resistere. Peppi, ma tu un porfiosci lui da sì! No, ma che porfiole, porfiole! Ma chi ha ragione, Peppi? Ma chi va stai il ragazzo a Pindrissel? Anzi! Sai adesso facendo quando arriva Menko e chiedevo una mano al cameriere. Brava tu, ma si ne è parlato sì, da sì, sì, ma Lalo, tu dici te tesoro, parlato da Sam San Menko quando arriva? Sì, con me va benissimo perché se manca il terzino, il metteca fa il terzino. Guarda Lalo, che me dire stupidaggi, perché me le vede le mani, no, io te lo do un pattone. Non fa il terzino, non ci sono. Io un pattone te lo do, Guarda Lalo, gli ti dà il pattone. Ma ragazzi, si sente il casino che è da pieni strategie. Oh, anzi che faticato! E poi dando l'offer a me. Oh, Man King! Oh. E com'è che si chiama King? E com'è che me l'aveva fatta fatica, allora. Sai com'è? Se lui vede se c'era bisogno di qualcosa. Oh, lascia il filo a sbagliarmi a tradù. No! Vengo proprio a te. Stai mi cercando, vabbè. Sì, perché ci manca un terzino. Lasci G, per favore. Un terzino. Poi parliamo a me, sono lui. Un terzino. Perché l'Alma va in quarta serie, capito? Basta, Lalo, su. No, perché va in promozione, allora ci mancava un terzino. Dai. Per la squadra? Sì. Sei. Per te avevo pensato un compito importante. Per me? Sì. Sono la squadra. La squadra. L'Alma. Sì. Mi via insomma, vedi se ci dice no, se parla sempre. Allora, metti a sedere un attimino, per favore, metti a sedere tutta di scura e non ci capisci più niente, non ci capisci. Metti a sedere un attimo, ecco. Allora, ti diceva che, insomma, noi avevamo pensato a te per il futuro di Lalo, ecco. Perché siccome l'Alma va in promozione, ti dicevo, no, in quarta serie, ci serve dei giocatori un pochino... Ti anche grasso e mettiti qui, che non ce la fa mai catiete. Su, te sì, fa parlare a me, amico. Sì, insomma, ti diceva che avevi pensato a te, che insomma, sia anche il ragazzo, e appunto...
Uno dice che uscendo la moglie da te, no? E l'allo è un pestin che vive da per lui, qui c'è sa grande. L'allo? E no, sì, gli aveva cercato sempre di una mano, è vero donne? Sì. Se per quelli lo mandate sempre in giro, lavate sti ratti, nessuno vuol dire no, eh? Sì, io sempre con uscito i botoni e attaccato tutti i panni tutte le volte che c'era bisogno. Quanto al magnà? Io mi sono cavata la bocca per lasciare qualcosa a lui, porfio! Questa è vera pura tutta, ragazzi, quando si mette, fa da magna a bocca, roba il po', mette a sentire che roba. E invece ma le scarpette mia? Sta sempre pensato, Peppi? Sì. Però ragazzi, vi preoccupate, perché quando io sarò ingaggiato nella squadra dell'Alma, prenditi i soldi che mi danno, c'è pensieri, no, ma preoccupate. Ma dici? Ma no, dicemi sì, mica te vremi di faccia niente, dicemi sì perché te vremi bene, e puh, e pensava che sì, insomma, ta vita, si le volte robe in van comanda gi, sei in van sempre bene, si le volte, sì. Tu dici, è 30 squadra all'alba, no, capite? Però c'è sempre l'alba, sempre. Quindi, e non più da giocare a pallone, ragazzi? Con me, me. No, non è che da giocare, è da trovare un lavoretto, magari s'amico, e te diceva, insomma, che dato che te, insomma, si ha con ti svelte, potresti portarsi a te, lo potresti anche, diciamo così, introdurre nel mondo del lavoro. Ho capito, ma per introdurre avevi pensato proprio tutto di me? Sì, avevi pensato a te, ma dica adesso lavori in casa del sole, e potresti portarsi a te a fare l'aiutato, guarda, fagli vedere il muscolo, fagli, guarda che muscolo. Lascia stare che me, guarda, lascia stare. Guarda che breve, è breve, lui da me fa sempre da me. E per sempre a me. Oh, secondo te, tu dici da allora? Guarda. No, guarda il bene, alzati un attimo, guarda, armetta seda, alzati, armetta seda, guarda, è bravo. Insomma, fa tutto quello che dici te. Tutto di, insomma, è una roba un po' complicata, anzi, c'ho da pensare un con. Oddio, farà Sciro che si attacchi i calzoni del culo? Perché per me non è mica un compito tan semplice, c'è una roba un po' importante, insomma. Ma no, ma me, ma tu dici? Non so se sono in grado, ecco, ma di... Ma te sa che te sei in grado? Un cristiano svelto come te, capirai, oh, sì. E pu, no, ma è la badunana, no, ci sei sempre. Oh, ma voglia, se sei in grado, si tamburè con tua. E tu, come di Peppino, ci sei sempre. Se te sei riuscita a consiglio o anche... Qualcos'altro? Guarda, ma per niente c'è più ragione. Guarda. Ecco. Ma sei stato curetti. Farisci un'opera buona. In fondo, a destra, ci tirano fuori a destra la guerra. Sì, tutti disgraziati, qui c'è una turna che viene a destra, no? Allora, cudici, no? Cudici. Non è niente. Sei sognato. Guarda che pala. Tanto non mi serve più. E non più da giocare al pallone che facenza, Pippi Baviati giocherà per conto loro. No, ma tu dici, Lalo, su. Adesso vedrai che con me, te scordi il pallone alle lamette e ti fai una vita nuova, bella, insieme a me. Sì. Vedrai che saluste ben sicuro. Guarda, Lalo. Da me. Tirte su che... Un lavoretto troppo, oh, pian vedrei che qualcosa no, mettete d'accordo per voi altri, guarda se si sì, e se c'è adesso mi sento un certo lavoro qui, adesso vado a mettere su un con d'acqua per fare lo spaghetti, ma regalato pure, se fai spaghetti sale pure la sotto. È vero, sarà me che vado a casa, che se arriva mio marito non trova niente pronte, e che sei? Mi la farò stasera, va là, oh c'è bene. Miro anche io oggi, queste due roba lì. Allora, niente. Arrivederci, Ma sui giri via tu, giro fa qualcosa anche lì da mangiare allora. Oh, se ci fosse bisogno di me per... Per? Per, no, lì avevo di... Per, che se avevo bisogno lì, se fa da mangiare un bel po'. Ah, non di prima, la tua da quando si mette? Eh? Fa certi callò, hai da sentire che roba buona, E buh, è un falso di callò. Perché coprissi di? No, volevo dire che lì a quando si mette a fare roba... Mo brava la tuta, guarda, veramente. Comunque io so sempre ma chi se son di me, Sì, fino a tutta so sempre lì di casa. E sa, tu sta, che vero nel che sei? So. Che tuta, raga. Bene, che la tuta, che ti senti, adesso sei finalmente per noi. Bravo Menco, cercava proprio in te. Va bene. Oh, vivi tu righe, te? No, niente, mi ha detto cercate la madre superiora perché a Sapucco al pomeriggio arriverà il camion. Ah, quello gli aiuti del Vaticano, sì. Perché ogni anno arriva, no? Quello del Vaticano. E allora ci sarebbe bisogno di dare una mano a scaricare. Proprio oggi. Proprio oggi, sì. Ma io oggi c'ho da fare la mucchia, c'ho da fare. Ma a me mi dispiace, guarda, proprio tocca scaricare l'oggi. Perché io oggi c'ho da G6 a Mia, te sei chi sono. No. Però.
Aspetta, aspetta, che forse è la bella che ci ho trovato l'idea giusta. Stiamo lì, Lalo! Lascia. Scusa, lascia stare un attimo. Guarda, ti ho presentato ma Vitureghi. Ah, cioè, io sono Lalo, che io volevo giocare nella Juventus, poi sono troppo grande per giocare, capito? Ecco, lascia stare, guarda. Questo è il custode del sore, lui invece è Lalo. E lui ci potria dare una mano per quel che dicevi te, che magari può essere, un aiuto. Tu dici, ci potrà dare una mano? Te cosa dici? Oh, tu dici? Mamma mia! E farà, e fa, vera? E fa? Per me va bene! Va bene? Va bene! Allora, fermi tutti, se va bene, e prendete la urla dalle sole, perché questo è il regalo, guarda un po'. Oh. Ah, ma guarda, se vedi, è bello Bussi, questo mangerà almeno 2 volte al giorno. No, Vittorino, 2 volte al giorno, perché con la sole e quando c'è qualche fermino a fine sera. Ah, boh, sa contento. No, ma è bravo. Bravo. Va bene? Dai, va bene, anche se le sole c'è quella roba lì, va bene? Sì. Allora, finta fa che il lavoro è te, no? Facendo più vite Vabbè, allora ci vediamo più tardi. Guarda, comunque in tempo di otra mangia qualcosina prima di scaricare, che abbiamo fatto un po' più di forza. Perché io c'ho da fare. C'è da fare? C'ho da fare. Vuoi da un'amica. Sì, da un'amica. L'amica. Sì, dopo. Da un'amica mia, o Marco Band, Ti preoccupare. Ci vediamo, Ti saluto, Vittorino. Ciao, Vittorino, ci vediamo. Oh, ma tu va da l'amico suo per far scaricare il cavallo? Lascia stare Lalo, che dopo la storia dell'amico, dopo quella te la racconti. Intanto, non sai come c'è, Ginga veda, ma là, se intanto c'è posto da qualcosa maniera, in più, Ginga veda, ma là dentro, perché ma là dentro è ping. È ping, E Deco? Deco? E Pin è del bel ragazzo che butta gli occhi, Lalo. Deco, butta gli occhi? Esatto. Ma stai a sentire? Oh. Tu il butta, no? Oh, tu il butta, Lalo. È il butta che ti guarda. Mentre te, sima lì che fatichi, loro ti guarda, te sta una veda. E ne capisci? Oh, ma mica se fa taxi. Te sima lì che lavori come un somaro che ti spacca la schiena in quattro, loro ti guarda. È proprio una bella sfacciata, guarda, lasciatelo dire, scusa. Ne hai capito niente, guarda, fa la roba. Vieni a me che qui c'è anche già veda, si intanto c'è posto da qualcosa da mangiare, sì, dai, che mi trovo veda, tu mette. Co? Tu puoi gli occhi, no? No. Oddio, che fatigata ho fatto, che fatigata c'è infatti, ragazzi. Oddio la schiena. È vera? Sì. Oh. È dura fatica, Pu per te, guarda, te di niente proprio. Oh, te si è visto tutto il pomeriggio e te si è fatto veda. Niente, ho avuto un impegno, ho avuto un no, te sei che c'hai, ma te do l'imposta, te di chi? Ho detto che ci ho avuto affetto, ho avuto un impegno urgente, va bene? Te qua c'è da faticare, te ci si mette. Medico, basta, se basta, ci ho avuto un impegno, qua è che non è vuiato. E come quando è vuiato, ci ho avuto affetto. Oh! Facile. Sono dovuto agire per poterne la sua del conto, perché doveva governare in Miami, un po' di poi. E tanto il pesto avrà da mangiare anche allora, no? Sì. Ma cato, avrà da mangiare anche allora, ma tutto si va a durare tutto il pomeriggio, si va a durare. Ce vedete. E tanto sanno la digestione lenta, no? Non fatica sempre, però. A fin va bene, va. Perché 4 ore di fatigato che fa fatica tu, chi è? Moglie, da un'ora che ti aspetto, che succede stasera? Guarda. Avevi detto che te fermavi da me, so, me l'avevi promesso. So tu da... Avevi da discura pure che la faccenda. Ma dai ragazzi, ma chi pute di scura, no? Guarda, avevi fatigato una mucchia, no, ma cioè, c'ho un mal di schiena, guarda, stasera a pacesso, faccio niente, anzi, sai cosa ti dico? Io vado a letto. Sempre le scuse? No, magari. No, è stuf per davvero, tutto del dighiero, sono lui. Sì. De me è stuf. Ah,
fatto, ho fatto un bel polughino, bella magnata, sta proprio bene. Oh, meco o due, che c'è il meco? Meco e Gitalet che era stufo una mucchia. Ah. Sì, sarà che Gitalet a casa sua. Perché? Ma la c'è bene, ragazzi, si è a casa di lei qui fa. Da sentire. Come gita oggi il primo giorno dalle sorse a Menco? Dimmi un po'. Ah, beh, aveva lavorato a mucchia, ma sai che mi sono anche divertito su Menco? Lo dici sì. Che stavi messo. Quasi come a giocare al pallone, avevi ragione, sai? Vedi che aveva ragione. Però ragazzi, può da dire una roba? Un cittadino. Che è successo? A un certo punto, quando è nel scure, che è calata la notte, abbiamo visto qualcosa e mi incontra mezzo alle scure. Ma a me, ragazzi, mi pareva di fantasma. Oddio, no, Narcedo, il fantasma. Non si sicure? Ma allora è vera che c'è, ne? A me, tu, a dire la verità, mi pareva più delle figure sai lenzuoi bianchi, ecco. Se li sono bianchi. Sì, e delle figure sai lenzuoi più bianchi che ne neri, ma ecco. Insomma, Lalo, ed essa... Allora, sti lenzuoi, come erano bianchi o erano neri? Guarda, Pepin, le figure se ne sono più bianche che ne neri, va bene? Cate uguale! E cato era scuro, non si vedeva niente, su! E poi comunque a me, Menco, ragazzi, mi ha detto di stare zitto e non di dire niente, mi raccomando, fai bene, ma sto contenta che lo venga di maniscio! Ma sto bene! Però a me, più che il fantasma di un uomo, mi pareva il fantasma di una donna! Di una donna? Ah, e perché? Sì, Perché c'aveva i capelli lunghi, la gonna e ogni tanto rideva! Rideva? E quello era un fantasma? Ride il fantasma? Sì, sì. Ma te! Anzi, ho capito malo! Comunque, ragazzi, per me, anche chi ha 3-4 quanti erne, erne tutti donne, Ah, sì, E poi alla fine sai quant' fate, quant' Duda? C'è la porticina macchia dietro che del giardino che porta dalle sore? E ne hanno bucati dentro questi fantasmi? Ma io dico, e mi domando, i fantasmi che passano attraverso i muri e attraverso le porte? Avrì adesso. Propri fantasmi. Comunque, ragazzi, guarda, Marquand, devo dire niente, perché me come sono comandante a sta city. Guarda, fai bene, non ti chiamano nessuno. Adeva Galette, perché sono stufo una mucca e vado da lì a faticare. Lalo, sta city, quando vai a letti, non ti insognare dei fantasmi, Prima o dai la tuta, si la fa, che tu vai a letti. Comunque, non ti insognare. Ecco perché Menco si è venuto a fermarsi a me stanotte. Oh, e sentite qua dite? I fantasmi, sentite qua dite? Me per i propri fantasma. Il fantasma Salagona. E qua, la sfilata del carnevalone? Perché? Potevano essere i fantasmi libero uscito, Ma fammi piacere anche a te. Il fantasma che si ferma a discuola dal piede del corridore, vanno in giro per fa. Oh, mo, Peppino il sei? Non c'è. A me una volta mi è capitato per davvero da avevi visti. Dai. Oddio, il men Craig, Umidi. E l'ho mai detto manishon? La volta c'era via, ancora che la paura mia nonna, puretta. Guarda, la paura che la volta mi ha attraversato il materasso. Solo al pensiero, c'ho i griciorni. Non mi dire niente, non mi dire niente. Non perché mi dire niente. La volta potevano essere per davvero i fantasma, E mica come questi. Salagone, in giro per fan, da piede del corridor. Oh, Pepe, ma i fantasma chi veri? Mentre paura un gran bel po'. Guarda, non mi dire niente. Te ne sai che vuol dire? A sentire il rumore delle catene, l'alito gelato su per il... Oh! Tu dalla Sicilia! Io sono scappato da casa per prendere una bucata d'aria! Adesso nel soci ci sta facendo il buco dentro e la prende a sosta, no? Guarda te che ti dico! Sì! Potessi un uomo in grande grado! So! Prestante! Prestante! Hai sempre dimostrato avere un gran coraggio! Coraggio l'ho! È la FIFA che me frega! Veramente anche ieri stasera, sei a festi discorsi questi e mica il so se la faga prenda so. Guarda, ma sei tutto imbarazzante, ne so proprio come da fare, guarda. Ma senti, Pepe, potresti mi fare da sé? Te potresti bucare dentro a casa mia, aveva una cucina di rusoli, c'è farni cristiani. Magari. E sai che? C'ho anche una bottiglia di strega. Ce la ciampierda le streghe, i primi fantasmi, adesso le streghe. Ma guarda che speciella, è speciella una portata missia. Va bene, ma... Faria risuscita i morti. Ale, dai sotto c'è il fuoco, dai sei morti. Parlando di vive, per favore, parliamo di vive. Ma tante, Pepe, non te posso lasciare per te in questa condizione, da per te a casa tua, giù. Insomma, sì. C'hai? C'ho anche una bottiglia di cognac, c'ho un bucione di tre stelle, l'ho appena comprato. Insomma, sì. E dai. Sì, ma se c'è vedi qualcuno, che dice? Potrà dire che vieni da me a fare chiacchiere, aveva un cucin per attirarci su. Ma insomma, dopo la gente, che pensa la gente? Ma senti, Pepe, e lasci pensare quel che vuole, bocca dentro, e bocca dentro, sta bene. Tu fai, spegni, bocca dentro, spegni. Thank you.
sempre così di nascosto? Quando potremo vederci alla luce del giorno, dire a tutti del nostro amore, sposarci? Adesso un attimo, dove pazienza intanto. Sì, perché io vado da sistemare, o da mettere da parte un conto soldi, poi non vedrei, faccio di qua. Ma io voglio vivere con te, subito! Ma che io voglio tutto quel che vuoi te? Come no, prova a dare pazienza, sì. Ma io, Menko, non ce la faccio più. Ti sogno tutte le notti. E poi, Menko, non posso più aspettare. So, Angela, ma te ancora sei tanta giovane. Te ancora, hai da finire di studiare, e poi dopo... Mo da sistemare, mo da mettere da parte un conto e soldi, e poi vedrai pian piano, faccenga niente, tutto a posto, Angela, tutto a posto. Ma se mio padre sapesse? Se tuo padre sapesse a co? Glielo dovrò dire, non so come la prenderà. Ma perché la dedima tuo padre? Potrei continuare a vedere così, cosa frega? Ma non hai capito ancora? Sì, ho capito. Che non ce l'è bene, che... Beh, che tu padre ne sa. E quando lo saprà? Quando saprà, ma saprà, ma perché la da sapere, scusa? Che dovrò andarmene dal collegio! Come spieghi perché, ma tuo padre la da sapere? Perché nelle mie condizioni le suore non vorranno più ospitarmi. Il loro regolamento non lo consente. Che problema c'è? Lavoro dalle suori? Lavoro dalle suore, c'è parlare io alle suore. Il regolamento, se no, tuo padre è una persona importante, sa? Sì, è cavaliere. Oh, allora una persona importante parla a lui, che problema c'è, Angela? È tutto a posto, Angela, da me, è tutto a posto, Ma quando la mia pancia? La tua pancia, ma è troppo, la tua pancia cosa? La mia pancia, un figlio, Domenico, un figlio tuo, il frutto del nostro amore. Chissà se mio padre mi capirà. Beh, dai, in fondo è stato giovane anche lui, no? Domenico? Oh! Sei rimasto in silenzio? Forse... Forse dalla felicità? Già! Come sono felice! Scusa, ma... Te sei sicura? Sì! Sicura? Sì! No, dico, per una volta che l'avevo fatta... Oh, è per giunta, accade fuga! Te sei convinta, sì, di stare? Sì, amore mio. Questo significa che il nostro è un grande amore, che ci vedrà felici per tutta la vita. Per tutta la vita. Adesso i propinetti. Come, amore mio? Per tutta la vita. Amen. Domenico, io devo rientrare. Vediamoci giovedì, che io sarò con mio padre e con mia madre. Con loro parleremo di noi e del nostro futuro. Ciao, Domenico. È proprio netti, sì. Bella situazione che mi sono cacciato, sì. Adesso, vi capire qual può essere la soluzione. Innanzitutto, ma chi tocca a discorso al padre? Non c'è un altro sistema. Va dal padre. Va dal padre, dì tranquillamente, dì. Guardi, caro signor... Adesso manca cuschi, ma quel che signore? Però diceva l'Angela che lui è cavaliere, allora basta ci oltre da lui, di guardi. Caro signor cavaliere di minchion. Ma quel se chiama sul cavaliere, mi dà un mustacion. Tre giri mi fa, tre giri. Bella situazione, sì. Se non scappo ora da tutta sta storia, I vaga free, dritt, dentro al Google vaga free. So. Ma tanti di, come avrò fatto a mettere incinta? Come avrò fatto? Cioè, come ho fatto il so. Cucentra. Come avrò dato a testa, piuttosto. La trova una soluzione, la trova, sì. La soluzione, forse facile, ma lì va, dietro l'angolo, ma lì, dai piatleti. La soluzione potrebbe anche essere quella... sì, ci sarebbe anche una soluzione. La soluzione ci sarebbe anche. Cucucetta non è proprio da uomo in d'onore. Però ragazzi, vi rendete conto, una famiglia, un fiol, una casa,
non mo c'ho i soldi su. Insomma, insomma, vuoi tu paghi. Sa la famiglia, sì. Tocca trovare un qualcosa che ci possa. Che possa dare sistema da. Per. Però c'è la soluzione. Sì. La soluzione c'è ed è una, l'unica. La fuga! Sì! Ma perché ci ho pensato prima? Ma te guarda che roba! Va via! Vai in Germania dammi così, capirei? Oh, è 13 volte che mi chiami per già lavorare da lui. Oh, ce l'aveva una mucchia, ce l'aveva. Guarda te! Oh, due volte vai a ragionare dietro le robe. Basta di via! Vaga, lavora da lui, sta via, puh, quanto arvengo? Metta da parte un conto soldo, oh! E quanto arvengo? Apro un bel ristorante. Ce l'aveva una mucchia! Ma guarda te, due volte un ex va a cervare. Basta dire, ma sti ragazzi, ma tutti amici mia, ma chi del coi, da via. E poi dopo, i ragazzi, gli amici mia, sì. Gli amici mia. Chissà manca se c'arnirò, fanno. E poi, glielo di anche ma claporra mi madre. Ma veda lì a come la prenderà, porra donna. Però tanto, queste, c'è un altro sistema. Faga così, e il digma ma le sor, perché tanti lavorano lì. Ma l'allo, ma mi madre, in un modo o in un altro bisogna che le dì. E vabbè, e puma l'angela. Poi dopo, chissà, i discorsi che farà la gente, le chiacchiere, e ci vuoi pensare. La gente. No, me, ma tu sei con i piedi? Oh, allora ti fa paga a scaricare il camion, eh? Buonanotte. Buonanotte. Sarà strac per davvero. Ah, bacio che diffondi la luce blu, che nutata, che roba, tutta, che roba vera, che roba. Oddio, che fantasma. Oh, Vittorino, si può? Ma hai più paura tra lume scuro, ma hai più. Buonasera, Pepì. Buonasera. Oh, perché... È la buonasera, eh? Sì, buona. Stasera è buonasera. No, è che sono dalla tuta, ma sì, insomma, mi ha offerto un bicchierino per spavento. Perché siccome che c'erano spaventati di fantasmi. Fantasmi? Aspetta a te. Ma qui c'è il fantasma? Ecco, mi spiego tutto. No, avevamo visto i fantasmi, no? Sì. No, aspetta, non è che non avevamo visto i fantasmi. Lalo ha visto i fantasmi e allora la tuta. La tuta ecco. La tuta qua fa. Boh, a te è la tuta. Ah sì, no, la tuta mi ha offerto un bicchierino per spavento. Ah, ecco. Per la paura di fantasmi. Sì, ecco. Perché non avete visto i fantasmi, ecco, non avete paura. Si è venuta la pe... Sì, ho capito, Pepì. Oh, ma chi su sta piastina alla sera sembra da essere la fiera del San Paternino? Pepin, qui c'è? Va via. Ah, vabbè. Buonanotte. Buonanotte, Turì. Buonanotte. Managgia la miseriaccia. Proprio mi aveva da capitare che il bocabato d'un cacianese di Turì. Quella adesso il disma tutto fa nel disma. Ma vabbè, come frega. Vabbè, come frega. Che serata. Ah, bacio. E ne posso più, mi tocca fare 3-4. Lalo, fermi un attimo. Ascolta, vedeva di... Lalo, fermi. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza.
differenza, ma la differenza c'è. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza. Fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza. Lalo, t'ho detto che t'ho da discura. E allora, te lo vuoi dire ma chi? Perché doble là c'è sempre un po' troppo con de gente, capite? Hai ragione, Menco! Le sorvi, Turito, cadi il bacchino! Oh, vedi? Lallo! Le prometti che se te di una roba te... stai sì, te la dici ma di show? Come una tomba, Menco! Oh, bene o male, guarda! No, sai perché, che se io venga a sapere che te il dici in giro, dopo guarda, io e te siamo amici, no? Io starò questo e dico solo un amico. No, no, puoi stare tranquillo, dai, di pure. Oh, meno male. Guarda, lascia stare la scala, perché se no te... Mi stai a sentire. Ti ricordi quella ragazzina che discuriva a sale suor? Marcor. Quella che voleva mangiare la minestra, ti ricordi? Che pieniva. Cata, aveva ragione, faceva schifo la minestra delle suor. Scusa. L'Angela, blina quella ragazza, è anche brava, Pumenco. Ecco, senti, aspetta, Lalo, vuoi una sigaretta? Non fumo! Ah, fumo. Oh, beh, quella ragazzina quella, sai come... Blina, Sì, sì, sì. Beh, Blina sì, c'ho anche basicati per un conde tempo. Ah, sì? Gli, cai, chi poteva essere? Io invece mi credeva... No, non te credevi niente. Io sono arrivato prima di te dalle sor, quindi te è un po' di niente. Però intanto, ascolta, le ro tante è ingambiato. Tu te sai com'è, ne era manca una storia tanto importante. Te sai come dici, ma me che io sono un po' farfallomo, scardemma, che insomma ti piatlette, no? Sì, sì, dicono tutti. Anche Pepin dice che c'è più don te che ne quadri in Baccarini. Vedi, allora un motivo ci sarà, no? Allora, adesso, però la situazione è leggermente diversa. Sai perché? Sai perché Lallo? La lasci! La lasci? Per sempre? Per sempre. Adesso tanti per un conto te, perché bisogna che va via. O da Givia, va a lavorare all'estero. Vai a lavorare all'estero, sì, dove vai? In Germania. In Germania? Ma guarda che distante una mucca! Saprò. So. Però me ne intanti mette da parte un conto sol. Ma che si apre un bel ristorante. Un ristorante? E sai che quella sarebbe la passione mia? Dopo però ti sentiamo far cameriere. Guarda, tutto quel che ti parba te. Però prova di fare piacere da fare. Sì, dai, di. I bisogna che va via. Bisogna prendere innanzitutto il posto mio dalle sorte. No, ma comunque dici mi la fai, sono un po'. Con coglione, mi le fa che sta andando. No. Sì, coglione. Oh, mi te conosci, ma te. Sì, tan fuori quanto ci metti. Dici? Ecco, no, e poi capirete, e ti daranno una mano anche a Cosma, le Vitorei, quelle che custode. Tanto so che già avete cominciato a essere amici. Sa Vitorei, vedrai che pian pian ti avanti Nico. Te puccia parli io. E poi, ascolta, un altro favore quel che mi avresti da fare, saria che, insomma, avresti da parlare, sei genitore dell'Angela, bisogna che parli te. Ma chi? Sì, bisogna che parli te, Lallo, bisogna che parli te. Ma io qui racconto. I racconti che innanzitutto ti fai vedere che insomma sei un uomo in due. Tutto un pezzo. Scusa, se vede? Tutto un pezzo, vuol dire un uomo in duro, insomma, un di quei che insomma se fan valere, quei proprio salvo. Ma chi? Sì. E se qui si cassano da me? Ma comunque mica si cassano. Capirai, quelle gente per bene, capirai, lui è anche cavaliere, pensa che è stato cavaliere della corona della regina, pensate, come, è stato nominato per alti meriti per il regime, te pensa, è stato nominato in persona, dal duce in persona. Ma chi da Musso? Lini, sì, proprio lui. Ta sì, parla piano perché se ci ascolti, ma che è un macello. E poi vedrai che pian pian, io e te, le trovo le parole. Perché, scusa, se è che le trovate le sai tutto che cercare? Co? Le parole? Oh, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare, vedrai che sistema ogni cosa. Ma se invece quel maligno sa il cavallo, di come si chiama? Ma qua c'entra, Lallo, qua c'entra. Ecco, quella è cavaliere, ma minga c'ha il cavallo. Ah, c'ha il cavallo? No. Allora qua in bicicletta, lui? Lallo, bro, dai. Ma senti, fai un po' toccare, dai. Ma scusa, abbi pazienza, se il cavaliere si incassa, gli cu faghe. Guarda, Lallo, lascia stare, vieni a me che ti spiega gli ciò. Ti
trova differenza, ma la differenza c'è. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza, fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. E questo giovanotto sarebbe... No, papà, questo ragazzo... Angela, fai parlare me. Signor Cavaliere, io mi chiamerei... Non serve. No? Io so. Sa. Beh, tutto qui? No, non ho stato un peso a casa, ma arriva. Sinceramente non mi pare un granché. Ma Angela, che avevi paura dell'armone zitella? Ma mamma! Ma che mamma e mamma! Ma guarda che pezzo d'uomo che ti sei trovata! Lasciate che parli io. Dunque... Caro signor, non ricordo il suo nome, ma fa lo stesso. Ma guardi, cavaliere, che caporamama mi ha dato un nome, sì, quella volta. Sì, non importa, ormai il guaio è fatto. È tardi per presentarsi. Ma cavaliere, ma qui dice le 6 meno 10. Casomai le 17:50. Ah. Anzi, per la precisione, le 17:52. E la corriera per tornare in paese parte tra poco. Per cui... Non intendo fare ulteriori chiacchiere, che tanto è inutile parlare ancora di questa spiacevole, anzi, spiacevolissima faccenda. E no, Svein, apprezziamo troppo le cose, sa? Che la gatta presciolosa fa i viceghi. E poi papà bisognerebbe aspettare che giunga. Tu potevi aspettare, noi non possiamo aspettare, la corriera non attende i miei ritardi. E poi so già tutto di questo, chiamiamolo... Giovanotto delle sue grandi imprese. Ma guardi, cavaliere, che io mi chiamo... Il guaio è fatto. Perciò c'è una sola soluzione su cui non intendo discutere né dilungarmi. Giusto, moglie? Mi vuoi ascoltare almeno tu quando parlo? E soprattutto vorrei sentirmi dire che ho ragione. E c'è ragione, babbo, da punto e basta. Bene, finalmente una giusta indicazione. A questo punto... Sapete come la penso. Mamma, dillo tu che dobbiamo aspettare, che questo ragazzo non è... Io non ho mai aspettato niente né nessuno. E inoltre sul da farsi mi sono già espresso. Perciò spiega tu a questo giovanotto come ci si comporta in questi casi, come si rimedia all'impiccio. Ma guardi, cavaliere, che io dati una roba importante, ecco. Sappiamo già tutto. Allora, figliuola, come siamo d'accordo, non rimane che stabilire la data. Ma papà! Niente mai, niente se, il più presto possibile. Se insomma, prima che si possa vedere l'impiccio, penserò io ovviamente ad un giusto mantenimento. Fino a quando non vi sarete sistemati e soprattutto a quanto occorrerà per riparare. Mi sono spiegato? Ah, si è spiegato, signor Sva. In fondo, se dai moglie una figlia, ma senza una lira, ma chi se la piglia? Angela, io adesso vorrei da fa. Ma papà, non è lui che deve addurre. Cavaliere, io mica devo addurre, ma lì... Sta a vedere che adesso il colpevole sono io. Io, il cavaliere Osvaldo Contini, gran cavaliere e ufficiale del Regno d'Italia.
Io che ho sempre servito la patria con dignità e onore. Con dignità e onore, sì. Io che mi offro per salvare la situazione di voi due sciagurati, di coprire con rispettabilità e onorabilità le vostre scelleratezze, adottando un comportamento conforme ai più fondamentali principi civili e morali. In ossequio a tutto ciò che costituisce il mio grande orgoglio personale. Io che con le mie alte cariche e gradi che ebbi in passato per grandi meriti, io che rappresento i valori ai quali ogni essere umano dovrebbe naturalmente aspirare, ebbene, mi vedo invece costretto a scendere a patti contro la mia volontà, sia ben chiaro, con questa gente di così basso, anzi infimo, livello sociale. E tu, che sei vissuta sempre in casa mia, mi chiedi di chiarire? Ma chiarire che cosa? Il cavaliere Osvaldo Contini i suoi chiarimenti li ha avuti a suo tempo. Quando la patria e soprattutto l'onore di patria, oggi così maltrattata... Adesso basta che voglia Contini, eh? Se la faccia finire questo comizio, eh? Che ci muove a prendere un pullman, eh? E basta! E poi sai che ti devo dire? Mi sto portando anche un pigiama per dormire a Fano. E poi basta, ci muoviamo. Finalmente una giusta indicazione. A questo punto sapete come la penso. E se non siete d'accordo, cavatevela da soli. Addio, andiamo, re. Che brutta situazione che mi sono cacciata! E io devo dire come la faccio a sfangarla! Ma tu che cosa c'entri? Perché non gliel'hai detto che non è il domenico? Dovevi insistere! Ma qua è che aveva da insistere, Angela, eh? Se non altro è un che fa di scura quel malà! Che razza di padre che c'è mala sta sitta? Quello non è mio padre! Ah no, è cura la controfigura come al cinema? È il mio patrigno! Allora me la pari, non era tuo padre e non era tuo moroso, eh? Il mio vero padre mi ha abbandonato che ero ancora molto piccola, nemmeno me lo ricordo. E poi mia madre si è accompagnata con questo uomo a modo suo, mi ha fatto da padre. Angela, scusa, abbi pazienza, io strome non le sapeva, ecco. No, Lallo, non ti dispiacere. Lallo. Eh? Ma Domenico, dov'è? Perché non è venuto? Domenico chi? Come Domenico chi? Domenico, il mio fidanzato, il tuo amico. Ah, te dici Menco! Menco! Ah, ecco, no, Angela, siccome lui oggi aveva da girsi a me, cioè avevi io un appuntamento, però siccome ci tolta prima lui, aspettava che arrivava anche io. Però io era sa lui e lui era sa me, quindi a un certo punto tutti e due e ci si invisti, però io e lui... Tu mi stai nascondendo qualcosa! Io, Angela, ti aveva dato un dispiacere! Un dispiacere? Ma... Allora, raccontami subito tutto, cosa è successo? Allora, siccome lui aveva una lira e aveva fai soldi, ha pensato di girare a lavorare in Germania, da un vecchio siso lontano, no? In Germania? In Germania, sì. E sa chi soldi tornava, ma chi ha fai, apriva un ristorante e mamma mi prendeva solo a fare il cameriere. Hai capito adesso? Stai scherzando, vero? No, guarda, ma c'è casa da tutti i tuoi occhi, se ti dico un pel di bugia. Lexi! Ma non me ne aveva mai parlato, tu farabutto. E poi diceva anche di amarmi, sto mascalzone. Se l'avevo saputa, dite anche che tra te e lui ne era una roba seria, eh? E adesso? Adesso che cosa faccio? Sono rimasta da sola. Angela, ma cosa dici? Cioè, so io, ma chi? Sì, lo so, ma tu non puoi farci niente. Ma guarda che becco, adesso è partita, ma lasciate il posto da Nessor. Cioè il posto dalle sor per lavorare, mica il posto dalle sor sta te. Magari sta te. Lallo, per carità, fermati qui, eh. E che io, Angela, quando te vedeva lì dalle sor, sa che le trecciulini nel giardino, ecco, io... Sì, Lallo, me ne sono accorta. Lallo, ascolta.
Ti devo dire una cosa importante che è giusto che tu sappia, perché la devi sapere. Angela, sta zitta, per carità, che però da parte mia da già l'ho avuta. Zitta! Va bene, Babbo. Comunque, grazie di tutto. L'Angela mi ha dato un bacio, ma chi, ma me? Ma Lallo, la guanciotta. Ma allora può darsi che un giorno anche io posso diventare importante per lì, e non si sa mai. E poi me adesso è partito, è gitto in Germania. E gitto lavorando al suo, ma sapeva quando torna, ma... Io allora sa... Angela! Ah, arpeggiare la giornata che ho, svalare. Allora, c'è tutto qui? Questo, eh? Ah, stia, ma manca l'espettino. Allora, vado a prendere l'espettino. Lo vado dentro. Oh, buongiorno, Vittorino. Buongiorno, papì. No, dica, ieri sera, dica, ecco. E mi ho visto passare come al solito, com'è? Già. Che gli avevo vista passare stanotte? Anche a voi, Tuta? Oh, e sapete che si dobbai cacciare adesso di te? Oh, sì, proprio. Ma quasi per maloso stamattina. Sono per maloso, sono per maloso. Guardate che anche io sono de robe. Una di pipì? Oh, Vitturini, è un bel slargata, te, che macchina ti stradi nostre, è un fenta in chiacchier. No, guardà, vedete? È stensiti. È vero, Tuda? Campano tutti tranquilli, perché ci facevi affari in nostra. Ecco, avete capito? Come c'è con puttana qui. Dai, va bene, un parabizzo. Io dicevo da sette c'è crescendo un pesto. Va bene, va bene. Per lei va a bandiera, no? Sì. No, perché sono cacciandere. Sì. Ma lì dentro no. Tu che canestrini, qua è che ci avete? No, ma lì 30, cucciavi. Ma chi? Ma che c'ho da roba che da portarmi alla Lola, sì? Ah. Sì, sì, c'ho un po' di roba, c'ho un po' di... De carote, un po' di melanzero, un po' di zucchino, un po' di peperone, c'è un po' di tutto, insomma. Guarda, c'è anche un po' di uva, vedi, un grappolino in camavo, che è fresca, fresca, sì. Vera? Sì, sì, l'ho raccolta giù dal pudere del conte. Buona. Perché si sta prendendo da vincente bim per le sorne, capite? Allora, era mal lì e l'ho raccolta, sì. Oh, però la prossima volta che ci arriva, mi porto un bel buccione di vino in camavo, da che si festeggia. Oh, e festeggiamo? Qua è che festeggiamo, su lì, come festeggiamo? No, dico. Dai, troverai qualcosa da festeggiare. Troverai qualcosa da festeggiare, tu. Oh. Vitturin, voglio dire la verità. Sì. Ma voi si ingegnere. Sì. Ma si fatti complimenti sempre, sì. Ma ingegnere. Ma lascia, lasciaci. La fai lunga. Sì. Se ci aiuta il frate no. E stai contento che non è il sindaco che io. No, ma chi ti stradi nostre? È un fenta, giù. Non c'è fai sempre affari nostri, vero Tuda? Come tutti, no, Vittorino? Adesso vado a fare su letto perché sennò... Ho capito. Buongiorno a tutti. Oh, Lavinia, buongiorno. Amica, sarà proprio una bella giornata, guarda, ma che dai che c'è? Oh, sembrerebbe proprio di sì, Oh, buongiorno, Vittorino, ci siete anche voi? Come l'ha visto? Oh, fuggizza tu, ste bende, Dio! Beh, io veramente... Ho capito, dalla Lola, Buongiorno! Buongiorno, Suntina! È arrivata la terza! Tanto se stai, Suntina, prima che vi mandate, per dirgli... Allora, ma che c'è la roba che porta la Lola? L'ho raccolta dal fondo, il pudere del con, c'è un po' di tutto, c'è le maselle, le zucchine, il pavrò, c'è anche il vin. Almeno il sapettuti e per di più niente. Oh! No, stia Vitturin si farà mettere in tv destra mattina! E qua mi sputa la cimuriata, invece di buon'ora! No, mi sa che stamattina per cassione ad aver mangiato un rock! La Suntina pure manca per bocca, giù! Perché ma non ci frega proprio niente, de buona della Lola! No, ma chi ci facciamo sempre gli affari nostri? È vero, Lavinia? No, tu da? A casa, non ci facciamo solamente affari nostri! Capirei se si faceva! E de buona Lola! Oh, donne, dica, lasciaci, dai, iniziare a fare qualcosa, ma chi la mattinata finisce presto, sì, finisce. Sì,
va via. Vabbè, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, Vitorin. Oh, cerchi che il Vitorin pia foc subito, eh? Eh no, rispondi manca a mezza parola. Oh. Ma hai confuso un segreto. Ma è da te che sapete lui e la Lola. Ma chi davanti alla noce un via vai. Capirai, sarà una novità. Sì. Oh, d'altra parte, Lia, da quando si è lasciata Salmurosa, viv sola. Oh, e adesso che è morta anche la madre, capirai. Anche lui è sole. E quando è soli, no, Pepe. È vero, anche io dico che c'è niente male. E poi ma lui, ma neanche gli manca. Capirei, maneggia tutto in tel fondo le sor. Del confredì. Ah, sì, molto da malivrava le sor. E le sor, ma lui. E capirei quel malì, ma striccio com'è. Capirei se un daccino si approfitta della situazione. Oh, oh. Ma raccontate che l'anno scorso le storie avevano dato l'oliva da portare su alla macchina dell'ubilare, no? Ah. E che pure che si aspettavano un par di quintagioni. L'ho sentito il conte che lì! Oh, è Arthur Ness senza manca la metà! E ma che pure ti ha contato una gran fa! Sì, 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 sì! Oh, gli hai raccontato che clan l'oliva non aveva res perché c'aveva la mosca! E che buon! Ci ha creduto! E che buon! Ora cusata campagna! L'olica il vero! Capirai, allora c'è andato dietro, ma che sarma la che non studia? Chissà che va in fondo a contro lui, eh? Ora te la do! Oh, ma saprà manca due, nel fondo! Oh! Shh! Ragazzi! Arriva! È una miseria far fresco, qua, volete? Scusate ragazzi, se questa macchina ma dalla porticina di dietro fa un concino in prima, sì? Oh, è un taxi Vittorin, ci vedete! Sì, ci vedete, ci vedete! Buongiorno, buongiorno! Oh, Pepì! E tu non hai sbrigato tutta la strada? So, è più di 3 mesi che è tutta rota. E tocca camminare più, tocca saltare, non saltare. No, è tutta rota. Non saltare. No, adesso, no, vuoi dire adesso, ma vedi da rompa il martello mio? Lascia perdere, questi altri spia. Vabbè, dai, la saluto via. Oh, martito via? No, questa che arriva, passa, ritorna, passa, questo uccello di mosco qui. Scusa, Ma scusa, te gli arrivi via? No, sì. Io volevo mandare una roba a proposito da Meco. Ma adesso può più niente, perché è domenica da Pinutisi. Ma a me mi è venuta di stare a questo. Io sta sempre ma chi tu stai banchetto, fa sempre su e tu sogni. E se così, adesso aspetta, chi è qui come te do se sarà... Questo ha fatto qualcosa di Meco. No, in me non so niente. Ma tanto avrà lasciato qualche notizia alla madre, no? La madre, povera donna, da qualche armata da perlia. Più tanti in giro come una volta. No, guarda che veramente menica che l'altra era la messa a salionare. Ah, sì, l'ho vista anche io, puretta, parevo un sperbengul, guarda. Puretta, stava malì, tutta secca smurlita. E parleva, stava secca salina e me pareva una madurina infissata, bella donna. Che passione che m'ha fatto. Eppure ancora sorrire una bella donna, piacessi, blesa, insomma. Ci sorrisi te. No, niente. Diceva che se blesa, potrei anche trovare ma qualcuno. Adesso che è rimasta anche da perlia e il viole partito e chissà quando tornerà. Sì, c'era il fiore della rosa puretta. La rosa chi? La rosa tricaporata, il furnero che è morto anche a lui. Sì, dal dispiacere. Dexi si dice in giro. Capirebbe, aveva come un show. Beh, insomma, è il fiore della rosa. È partito per la Svizzera 7-8 anni fa, adesso è marcorde preciso quanto. E comunque lui ne è più al turno. Ma ormai mica tornerà più. Montarsi anche se sistema è a Zuntino, giù. Comunque, in affatto da parecchi, ma capo la donna. Ma, dica, perché di Taxi Vitorin? Perché Mamenco gli piaceva gingir e poi sale donna. Oh, Vitorin, cambiaste argomento, però? Ma perché tu da cucine, ma tante un giovanotte... Anche perché pure la madre vede sistemare la famiglia, insomma. Ma voi sapete quel cui era? Ma quelle è rapine delle donne. Quel ce le donne, sì. E sapete come diceva di lui? Che il malù le donne si attaccavano come le mosche si attaccano in termini, l'uguale, anzi, uguale. Sì, è per quel Pepin le mosche. Attacchi anche in tu un alter post men profumete, vera tu da? È quasi spiritosa, sottina! E comunque, avete da sapere! Oh, e qui c'è qualche novità! E dai, arconta che non sapemmo niente! E per forza, noi facciamo gli affari nostri! Siete sicure? Allora, ci sarà una ragazza
una che studia l'ultimante cum mercelma lì dalle sor, che samenco, e adè, pare che i pan incomincia a diventare cucini più stretti. E beh, e questo come vuol dire? Oh, magari avete stare accomuniti e stare attirati. Oh, voi penta che sapete la mano? Oh. Oppure che sei ingrassata. E ma noi altri, che ci importa? Vuol dire che dalle sor se mai a ben. Ecco, dalle sor se mai a ben. Altre che se mai a ben dalle sor. Ma non avete capito niente? No. Niente, niente? No, io non ho capito niente. Vuol dire che Mento gli ha dato un anticipo prima di partire. No. Ecco. Dice sì. Vera? Oppure? Oppure? Oh, questa però è una roba... è venuto in mente, sì, eh? Siccome... Siccome? Oh, mi raccomando, eh? Io e lo dico niente, perché dopo è un che in giro si dice che Vitorino c'ha la bocca larga, ecco. No, ma Vitorino me lo da dire? Voi non c'avete la bocca larga, è solo che c'avete la lingua lunga, c'avete. Ecco, sì, poi c'avete. No. Io ne per essere voi altri... perché sono sicuro che te la bocca chiusa, sì, ecco. Perché le santuti, che mi vi turighe, gli piace fare affari sua, hai capito, Pepe? Sì, gli affari sua. È il santuti, no? Sì. È più se vedi, no? Che fai affari sua, se vedi. Pepe, l'interrompo su più bel, fal di. Sì, sì, dai, va che partite, che vedi. E allora niente. Se c'ho la lingua lunga, sta sì, è di più niente, va bene? Posto. Ma dai, su, Vitorino, su, mica no, lo si no, presa. No, se vuoi trasporre parlare, io volevo parlare da sì, insomma, in amicizia, mica lo volevo buttare in cattiveria. Su, dai, Vitorino, non ve la prendete. Sì, su, dai. E se mi vuoi Pepin, è vesta per quel che dica, e se tu paghi, prendo, va via. Ma no, ma aspetta, Vitorino, ma tu ci dite. Mi partire, dai, su, eh. No. È una cirrit presa. Chi ti va? Diva sì, su. Gita avanti, Vitorino, che anche Pepin è il vostro sapere. Sì, anche io, gita avanti, Vitorino, gita avanti. E allora? E allora? Se saria Lallo, oh bravo ragazzo, lavora più con mule, eh? Ma Lallo, adesso c'entra! Stavi parlando di me, che stavi parlando! Ma lascia il discorso che mi aveva messo anche lui la salonga! So, la salonga, ma stessa tetti, però! Perché la lingua è il chaios! Ma io non, Pepe! Giù, Pepe! E la fai troppo cazzata! Ma insomma, ma io parlo da sé, insomma, da amicizia, no? Insomma, parla! Ma scusate, è vero, Vitorin, adesso Lallo cucenta! Ma cucenta, ma se vuoi far parlare! Oh. Parla, però! Perché allora. Fate tutti quei mesi discorsi allora. Che io non ci ho capito! Allora, metta sede, sta sito! Oh, allora, vi diceva che c'è Lallo, che se sta ragazza se ne va di scurente. Ma Lallo mica è muto! Oh, anzi, quanto se mette un chiacchierone! Non tanto non aver capito, non aver veste! Axi, si intensa lui! C'è di scurente, Axi! Ma accudite, Lallo! Ma Lallo l'ingenuo, che prove tu! Ma va là! Ma di Lallo parlate? È dell'altro. Guarda, non c'è che manca si che vecchia qui mia! Ma va là! Ma lascia! E invece c'è il dimma me che è tutti i giorni! È da sì! Oh, sì, è quasi impossibile, però! Ah, sembra quasi impossibile! Oh, e sapete che quanto è entrata dentro le sor, si è sbrigata una mucchia? È diventata una mucchia più sveglia! Sì, per te! Ah, sì! Le volte di che prende anche gambò! Lascia pur! Ma lascia pure! Ma sempre fino all'anteriore era tanto qua! È vero, anche le sor me le dice! Però siccome lui, come ha detto lì a me scuola, no? È entrato in sei guanti. Prova sicuri che lui sapeva metà tre ovi in tu piatto. Ma tanti tu re, ma tanto è pensare che Lallo c'è la ragazza. No, io tu non pensi niente, sai perché non pensi niente? Perché? Perché io e non pensi niente, manca su niente. Ma allora facevi un scherzo. Però, tutto polese. Allora chi sarà stettido? Perché c'è casi che menco? Menco! Ho capito come vuol dire la sottina! Che menco sarebbe partito per la Germania apposta, no? Lo dici? Oh, io ragazzi non so niente, vuol dire niente, ma manca adesso tu pacchi dentro, eh? Ah, beh.
cerca, questa è proprio una bella questione, eh? Va bene. Guarda, adesso dagli via, c'ho il lavoro urgente, no, urgentissimo. No, e poi ci stai a fare il lavoro per le sorte. E dai, Viturin, che fossi sempre in giro per tutta fame. No, 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 Santina, dagli via. Santina, dagli via, c'è da fare, c'è da fare. No, sì. Sarà una roba urgente come la posta, no? Ma insomma, la CG, vedi che c'è da fare, vedi che tu sudi a te. Vuoi dire, avrà da fare qualcosa con calore, no? Saprà da guadagnare calore, morte fa, no? E più che morte fa. No, vuoi dire, se tu metti il fasoletto per dare... No, no, dici via, dici via, no, no, va via, ecco. Vi saluto per tutti. Oh, buona, buona. Buonasera. Buonasera. Buona, buona. Buona, buona. Oh, avete sentito che roba? No, oh, guarda. Ragazzi, chissà se la Ginetta sa qualcosa carino, ragazzo, l'hai sentita sì, sentire? Sì, è nato che sta sempre tonico. E me gloria credla per Mandele. Ale, domenica, tutte alla messa a San Leonardo, a fetti a chiaratissa la Ginetta, in vez da stare a sentire la predica del prete. Ma Pepì, guarda che si può fare tutte le robe. Sì, 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 è vera, e pur tanto il prete di sempre le sue ritrabe, è vera Udici, la Udici. A casa di sempre che chi c'ha magna e che chi è c'ha, ad asta veda. Ale, allora domenica siamo tutti invitati a fare il chiacchierateccio con la Ginetta. Ma cuccia è de mele, giù. Cuccia è de mele. Ma sapete ma quella ma lì come la chiamano giù nel borgo? Come la chiami? Singer! Da quanto che taglia e cuce, Singer! Singer la chiama. Ma te, Peppin... Ma te, Peppin, pensi che Vitorin è nuta di Solmano? Capirei! Chiacchieron com'è l'ancalò? Allora non avete capito proprio niente. Le nuta di propri mavugliatre, per fel sapere in girma tutta fa. E digli, gli digli, ma che ragazzo è il porcandelalo. Ma non ci pensate? E che si ste rob è infusa in vera, che sfusa in tutti gli chiacchier. Ma lallo, come la prenderà a Purtine? Come la prenderà quel povero ragazzo? E se invece l'impic la fa tu, avrà da prendere le sue responsabilità. Te adesso prendi la sapunetta che te si squaglia tutta! Oh! Oh! Hai capito però lui intanto? Quio, quio! Sì, eh? Comunque tu da... da me, mamma mia, che... dai una mano, se c'è bisogno della mamma, che ragazzi! Ma se c'è bisogno volentieri, lo saprei fare! E per quel ci sto anche io! Oh. Anche Samo, perché l'avevi sempre fatta! Oh, eccolo! Accive voi! E lasciate perdere il discorso alla Ginetta, che quei conta niente, conta! Pepe, ma quella era giusto per sapere se anche lei è stata passata. Sì, che sa. La finestra ci ha piantato un fiore, c'era mattina, lo vado ad acquare. Oh, questo è l'allo, Mark Mande in festa, per niente tutti questi discorsi, fate parlare a me, fate parlare a me. Io fissegnei, Prendo la scusa di acquare il fiore e vado alla finestra a far l'amore. Oh, l'allo! Come gite il lavoro oggi, l'allo? Mi sa ben un bel po' sentle. C'ha la voce come un fringuel. Sì, canta proprio come uno schlinco va in amore. Oh, ragazzi, com'è successo? È vedendo tutti i giorni, ma io tu ste novelle l'ho mai sentute prima. Vuol dire che la giornata ha resbeghe, vera? È che non sono tutto contento per te. Sì, è che t'avevo sentito cantare, allora. Oh. Sei tutto felice per te, l'allo. Sarà, ma io che sia calurita e non avevo mai visto prima. È che te volevi fare le congratulazioni. Sì. Ma insomma... Letfe parleva a me? Sì, sì o sì, no? Sì, Lalo, te volevi fare le congratulazioni perché stamattina è passato Machi Vitorino e ha detto insomma che te dalle sorti bravo un gran bel po', sì, sì, un gran lavoratore e che le sorte vuole bene un gran bel po'. Le sorti contende te? Sì. Sì, insomma che te sei bravo, che te ce dai da fare, che te ti impegni e che te, insomma, che te sarei ora di mettere su famiglia. Sapeva Ciuttina, te non tieni manco l'acqua calda, non tieni. Famiglia gli ragazzi? Mi piaceria, ma però... Però cuce. Però c'è una roba che non mi dite, ragazzi. Ecco. Questa roba. Io, marito dalle sore, avrei conosciuto una ragazzina, brava, e brava un bel po'. E anche a Blina, forse. Sì. E qualche volta venga anche... Avete anche? Lallo, qua vi fa. Avete anche a parlare, perché? A parlare, qua da fare, lo dite. E qualche volta si giti anche... Si giti anche? Lallo, tu si giti.
A fare una passeggiata? A fare una passeggiata, lo dite? Genuone, genuone. Prova a occhi, ragazzi, se sapeste quel che è successo dopo. E poi è successo? La sera, Lia, prima di tornare sopra dalle sore, mi ha dato un bacio, ma chi mi ha messo la guanciata malata? Sì. Io da quel momento ho capito che quella era la ragazza per me. La donna giusta che io vi scusa, ecco. Oh! Però Lalo, sta attenti! Mark, perché, come dice il proverbio, la prescia vuole il tempo, eh! Lalo, la sentiva la tutina tua, i quadrini c'hai? Quella pareggia, i quadrini però sono di Truvarò, ecco! Pareggia. Sì, faticando le storie! Sì! Faticando i quadrini, ne ha fatti mai nessuno! No, ragazzi, che l'altra notte ho sognato ma crapparono una berta, no? E mi ha dato i numeri per giocare all'otto! Sì! Allora stai fresco! Guarda malora, guarda! E questo ubriadissimo! Ubriadissimo, che è una vita che giocate e non avete mai vinto manca un baocco! E ben proprio, vecchio! La botta del culo! Può sempre arrivare l'improvviso! Oh, questa è vera, bro! Certo che si capitasse da vincere una bella cifra, ma a me sai come piaceria fare? Mi piaceria aprire una bella buteghina, sì, una buteghina di scarpe, di quelle scarpone che non c'è bisogno di fare sulle tutte le volte che le metti, ecco. Sì, anche a me mi piacerebbe aprire una sartoria e insegniamo a qualche ragazzina a cuscia e magari fai vestiti per le donne la crema de fa. Buona la crema, buona. Perché? Perché tu credi che a me mi piacerebbe ad aprire un negozio con 200 le making, so che spurtoni tondi, non c'è putti dentro, tutti i panni, poi a un certo punto c'è anche un bottone. E pan girne, 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 e poi fammi fare, e in tutti la vecchia e te, e in te Simone che manca a te. Che diavoleria, ragazzi. Anche a me, ragazzi, mi piacerebbe una bella trattoria. E in cima la porta scritta da Lallo. Da Lallo, Oh, Pepe. Oh, dimmi tu, da. Io potrei andare a fare la commessa del negozio tuo. Quando vuoi, tutti i giorni, guarda. Quanto ti pare, quello no, ti pare. No, meglio ancora, Lallo. Poi è portato a fare da mangiare il negozio tuo, la trattoria tua. Licenziata, licenziata. Tu da mangiare, vero? Tu da sei già su, non ti preoccupare, guarda. Oh, Lalle, qual è che sarebbe questi numeri? Ah, qui ragazzi proprio vi posso dire, perché la nonna Berta si è raccomandata, Ma di Lallo, io ti do questi numeri, ma te mi mandi? E non di niente nessuno perché se non sa vero. Sì, no, se non scappa. E da sabato prossimi giochi, finché scappa, muove pro Mark Mann, sta sit. Hai capito? Allora io, da bella clapperò nonna, sta sit, guarda. Proprio da sit, dite? Proprio da sit, ma dite. Bravo, e mi piace dire, ragazzi, insomma, sparti i quadri a voi altri, ecco. Sì. Se di sempre così quando uno i quadrinci ha. Ma cudite, che Lalo sta sempre tan carnazzo, dove sta, sì, sempre. Quando i quadrinci ha per davvero, gli viene le sacoce a caragol. Sì, e se quei quadrini fanno vente tutti rocci e succhiosi. Ma chi, Lalo, che sta sempre tan cagnazzo, guardate, guardate. No, ma che ragazzi, ha ragione Pepin, Se io per caso avessi da vencia, mi piacerebbe sparti tu a voi altri, guarda! Proprio sotto di te che mi vale bene, ecco! Sono contento! Oh,
Finalmente, a casa. 10 anni in passati. E ne poteva più di stare stando a casa mia. Che brutta vita quella degli emigranti. E si è trattato a così. Va bene. Lascia perdere, va. Adesso sono venuto a fango da bacchino non mi muovo più. Cascasse al mondo. E più. Più vecchio, c'è stato anche quel cambiamento. E c'è più manca il bancone di Peppino e Calzulà. Chissà, avrà finito di sbattere le smentine in testa. E manca anche la mastella della Lavinia. Anche lì, che chissà che fine avrà fatto. E la Suntina. La Suntina. Ecco qua il mio Domenico. Mi raccomando, fai il bravo a scuola e soprattutto stai ad obbedire il maestro. Poi, amore, quando è ora della merendina, va bene? Aspetta qui un attimo. Scusa, mi facesse, ma te sia... Sono proprio io. Ciao, Menico, ben trovato. Mi facesse, ma... Vedete, da tanto tempo fa un certo effetto, è da quasi in Germania. Ciao, Lallo. E non è più bene mi sentì. Sì, ho deciso anche io di tagliarsi al passato e arni a fare. E poi... Beh, quanto saputo declapora mia madre, insomma, Lallo... So, sì, sì, Menico, è successo l'anno scorso nel clapora tua madre, ma credo noi altri abbiamo fatto tutto per aiutarla, So. Ho imparato ogni cosa. Sì, adesso però ci pensa, dai, tirate su. Beh, vi ringrazio a tutti comunque, Adè, tirate su, Menico, racconta piuttosto come sei stato all'estero tu sti te, dai. Sì, all'estero, come sono state? Lallo, come si sta all'estero? Si sta come tutti chi posto se va per faticare, insomma, tocca faticare. E poi sai come è il detto, no? Chi fatica c'ha una camicia, chi non fatica snadò. E te? Te quanti ne hai? Mi vedi l'anno? Sono partito, c'ha una camicia, sono nuzza questa, insomma, sono nuzza la camicia che sono partito, l'anno. Hai cercato tutti i soldi, eh? Tutti. E poi te voleva dire che... Ma tu? Sei Domenico? Angela. Lei sì, è mia moglie Angela. Ah, ma pure gli altri mi conoscevi da già, è vero? Sì, ci conoscevi già che... È vero che vi altri due... C'era questo, non mi sarei mai aspettato. Angela, vara, fammi il piacere, accompagnati fino a scuola. Chi mi fermo un attimo, chi ha fatto parola Samenco. No, ci vediamo dopo. Ciao Domenico, ciao Letizia, mi raccomando, fate bravi a scuola, non fate arrabbiare il maestro. Se no babbo lo viene a sapere, dopo vi sgrida, Ciao, a dopo! Quelli sono i miei due gioielli. Proprio do bei fiori, sì. E poi anche do bei nomi. Che grande chiamat meco come me, che piccolina Letizia, come un clapora mi madre. Sì, e do bei nomi per do bei fiori. Poi anche a Malangela piaceva una mucchia, meco. Però dirte su adesso, te buttaggio. Te dici bene. Poi Lallo, se te sapessi quel che ci ho detto. Ma te sia Menco, Peppin, guarda chi c'è. Oh signor mia, tu fossi proprio te Menco? Oh, no di che, perché in Germania fa freddo, da nevicati capelli, da nevicati. Invece, Pietro, mi è sembrata anzi anche più giovane, mi è sembrata. Te ringrazio, Menco, del complimento, ma sai, ci avevo con depresso, avendo già aprire il negozio. Tanto ci arvedei prima che aperti, no? Ci arvedei tu da tante par più, Armani, ma chi Armani? Oh, è in parte più, Armani per sempre? Oh, bene.
Pepe, inginati verso sta serranda, va là. Sì, sì. No, perché te diceva che avevano aperto un negozietto ma chi in periferia, a Ponte del Rio, 650 metri. C'ha ozzeranda, allora se c'è voluto un tempo per tirare su tu. E sai, oh, da sentire, comunque, adesso, te tanto rimani? No, gi via, ciao. Guarda che roba, un negozietto, all'anima del negozietto. E te l'hanno, si sempre dalle sore, sì? No, ma qui sono le sore basta, sbesso da un pezzo, da te. Ho aperto una trattoria. Piccolina, niente che. Trattoria, Lalo. Sì. E pensa che era sua e mia era. E ti ricordi la lavandara? Come no, la vigna c'aveva la pasta e la macchina. Adesso ce l'ha più. Anche lì ho aperto un negozio, ho messo le macchine tutte automatiche. C'ha le macchine, le cross come una stanza, lavi i panni per mezza fa. E pure la sartora, ti ricordi la sartora? La suntica. Anche lì ho aperto un negozio tutto per lì, Cusci vestiti per mezza fa. E organizzo le sfilate di moda giù all'hotellino. E che pensi di sfilate? Certi rinfreschi, sa squaglio, oh, mica niente. E Vitorin? Ti ricordi di Vitorin? Vitorin, come no? Lui è custode. Lui si è sposato alla Lola. Vitorin, c'è la Lola. E ha comprato un pezzetto alla macchina di Belocchi. A me fa il proprietario di terreno la roba sua finalmente. Ma guarda te. Ma sì che sono venute, sì. C'ha la stessa camicia e la stessa valigia che sono partiti. Ma mi spiegate tutti una roba. Ma mi dico, come avete fatto? Come avete fatto, Menco? Ti ricordi te la volta quando è notte devi fantasma? Come no? Sì, è che Marco, che poi non era il fantasma, era quel ragazzino del Palazzo del Conte, insomma. Ah, era la ragazzina, sì, e io qualche volta ce ne manca Carmediano qualcosina, ma è il nome di... perché pensava che te dopo, via di lì in giro, sono stato sempre sì. Poi veniva Armediano, hai capito? Hai capito il menchino nostro, veniva Armediano, bravo. Comunque ti diceva che invece una notte fantasma... Io ho sognati per davvero. Sì, io ho sognati. E tra mezz'ora c'era Capora Nonna Berta che mi ha dato i numeri per giocare all'otto. Per vincere all'otto. Un monumento da fama a Capora Nonna Berta, vara. Beh, ma hai vinto? Un scroll dei quadri, manco, un scroll. E io spartiti su tutti quei che mi vleven ben. Ecco. E sapeva, alla fine io vaga a lavorare, sta fuori 10 anni, vaga in Germania, arve più sguadrinate prima, senza un baoc, Guarda amico, facendo così, io ho una trattoria che ti diceva che va abbastanza bene, se vuoi un post per te sarà media sempre, in fondo mi sei sempre stata amica. Beh, un post per magna. Per magna di sicuro, qui c'entra, ma io te volevo dire che se te invece per casi, ancora, avessi voglia di faticare, un post per te sarà media. La voglia di faticare, ma che... Lallo, il discorso è tutto un altro, lì bisogna che te parli, bisogna che ti dica una roba. No, ma come la dirai più avanti, devo aprire la casa del clapore automatico, no, che rimasta chiusa da clavolta. Lallo, bisogna che ti dica una roba, perché prima quando ho visto Malangela, buca dentro, insomma, sei fioi. Mico, adesso se la di per niente. No, Lallo, mi capì malamente. Io bisogna che ti dica una roba, perché è dieci anni, insomma, che... È 10 anni. Insomma, che testomi. Insomma, Lallo... Io te lo discuro, perché se non te ne sta roba, ischio come un ciambotto, Lallo! Benco, te ma a me mai dai di niente! Non mi devi dire proprio niente! Tanto hai visto anche a te che il mondo è tondo, gira come se parma lui, come diceva che il por mi padre. De vol quel che ti succede la vita, o la senti taxi, o la senti taxa, e ne scappa. Tu ti dicevi che era un conqua o, che c'aveva il cervello in acquarito. Ma fai fioio per subito? Quella Menco è la famiglia mia. È i fioi mia, è i... E gli spastisci subito, capite? Sì. Adesso ho capito, Lallo. È la famiglia tua. Bravo. Hai ragione. È così. Quella è la famiglia mia. E io è la spartista di ciù, perché io quella... E l'ho vinta, sai, numero del lotto. I sentimenti sono un mistero spesso inesplicabile, ma quando nascono tra la gente più umile, mostrano la loro vera umanità.
I didn't have a dime, and I didn't take the time to play the jukebox. Oh, Saturday night would have been a sad and lonely night for me. And if you weren't standing there, ruby lips and golden hair beside the jukebox, oh, I'd have lost my chance to hold you while you dance with me. Mm-hmm. While the records turn and turn, we dance and learn. Our hearts had yearned for this. Neath the moon we walk and talk of love. And then we kiss. Now with every sweet caress, oh my darling, how I bless that little jukebox. Oh, love songs that they sing wouldn't mean a single thing, even though you're standing there. Uno spaccato di Fano, di Capilecchi, una zona particolare che ci è molto cara e che di Fano conosce molto bene. E inviterei il pubblico, almeno chi è interessato, chi ha degli interessi storici, culturali particolari, ad acquistare questo testo molto interessante a cura di Claudio Giardini, dove vengono raccontati, analizzati dal punto di vista storico e diciamo anche dal punto di vista architettonico, quello che era veramente i piatlette, perché i piatlette in pratica erano le piastrelle, soprattutto quelle che adornavano anche l'interno della chiesa del suddetto rione. Grazie e un saluto.